Prima di cominciare con i veri e propri test, diamo un'occhiata al menu della telecamera. Allora, la telecamera ha due pulsanti qui sopra, lo shutter e l'accensione e la gestione del display frontale o posteriore, e un pulsante QS qui di fianco. Questi sono i tre pulsanti principali della nostra telecamerina Action. I menu che abbiamo disponibili sono scorrimento verso il basso, scorrimento laterale, scorrimento laterale da sinistra e scorrimento dal basso. Con lo swipe dal basso abbiamo la possibilità di entrare nel menu delle risoluzioni, che partono da 4K in 4 terzi fino a 30 frame al secondo, dove Rocksteady, ovvero la stabilizzazione di Osmo Action, non è disponibile, fino a 4K a 60 frame al secondo, dove invece vedete che Rocksteady è attivabile, anzi è proprio attivo in questo momento. 2K7 arriva a 30 frame al secondo a 4 terzi, 2K7 arriva a 60 frame al secondo se è in qualità 16 noni, 1080p arriva fino a 240 frame al secondo, ma nuovamente scompare Rocksteady, che si può attivare solo ed esclusivamente dai 60 frame al secondo. Anche 720p ci permette di arrivare a 240 frame al secondo e non ci permette, stranamente, di scendere sotto i 200 frame al secondo. Il secondo menu è quello con uno swipe da destra, che vi permette di entrare nel menu delle impostazioni automatiche piuttosto che manuali della gestione della telecamera. In automatico è tutto semplice, nel senso che è tutto già impostato dalla camera, che gestisce automaticamente tutti i parametri. Se ci spostiamo all'interno invece del setup manuale, possiamo andare a gestire gli ISO o fissi, quindi daremo un valore ISO definito, oppure con un range, dandogli automatico, potremmo decidere un range tra automatico e, ad esempio, che ne so, 800, e quindi gli andremo a gestire un range un po' come l'ISO limit che c'è su GoPro. Ritorniamo alla... ha deciso di farmi una foto. Ritorniamo nella sezione delle impostazioni. Avevamo detto manuale, con la gestione sia degli ISO sia dello shutter, che va da un 1/25 fino a un 1/8 addirittura. Adesso ritorniamo a un 1/50 automatico, e qui sotto, oltre a queste impostazioni qui, abbiamo più in basso questo pulsante legato alla videocamera, perché siamo all'interno della videocamera, ma se fossimo all'interno della sezione fotografica, dopo ve lo mostro, avremo un altro menu, dove abbiamo il bilanciamento del bianco, automatico o customizzabile decidendo, gestendo noi la gradazione Kelvin che più ci aggrada in quel momento. Magari faremo un video dedicato anche alle impostazioni dei Kelvin per questa telecamera. Automatico ritorniamo. Poi abbiamo la possibilità di andare a gestire un profilo colore, che può essere normale, quindi con i colori classici gestiti dal processore della nostra Osmo Action, oppure in Dicine Like, per andare a permetterci di post produrre un po' di più. Sfortunatamente non abbiamo nulla che possa assomigliare a un ProTune, quindi a un flat completo, perché il log non è stato inserito all'interno di questa telecamera. Speravo lo mettessero. Oltre alla gestione del color, abbiamo anche la gestione The Warp, che ci permette, se andiamo ad attivarla, di togliere l'effetto fisheye della telecamera. Se fossimo nella sezione fotografica, e per passare nella sezione fotografica o si pigia lì sotto e si decide dove andare tra video, foto, oppure la sezione customizzata che non abbiamo ancora toccato, oppure ancora più semplicemente possiamo con il pulsante QS entrare nei vari menu di quick switch, quindi video piuttosto che HDR, slow motion, time lapse e foto. Questo menu è configurabile tramite questi tre pulsanti, perché
Perché abbiamo la possibilità di gestire noi quello che ci interessa. Vogliamo mettere video, HDR, slow motion, time lapse, foto, ma vogliamo inserire anche burst all'interno del nostro menu, o magari non ce ne frega niente, che ne so, del time lapse. Usciamo e il time lapse sarà stato tolto, ma è stata aggiunta l'opzione burst, avete visto? Semplicemente pigiando su questi tre pulsantini. In questo caso il time lapse mi interessa, anche il burst, quindi li tengo tutti. Quindi questo è un quick switch che ci permette di entrare molto velocemente. Se invece vogliamo avere la massima capacità di gestire i menu, entriamo qui pigiando qui sotto e li avremo suddivisi appunto in video, foto e custom. Una cosa che manca su questa versione, che invece avevo sulla versione della telecamera che mi aveva dato in prova DJI, è l'hyperlapse, che non c'è, era a fianco al timelapse. Si vede che lo aggiorneranno prossimamente, probabilmente. Ok, torniamo nel nostro menu. Vedete che se io pigio il pulsante display, lui mi spegne il display. Se invece di pigiarlo e basta, lo tengo pigiato, vado a spegnere la telecamera. Quick switch, se lo tengo pigiato, andrà a girare lo schermo con questo simpatico rumore. Ok, ritorniamo nel menu video. Anzi, spostiamoci un attimo nel menu fotografico, così vi faccio vedere che cosa succede entrando nel menu laterale che vi dicevo prima. Vedete che abbiamo sempre la gestione dell'automatismo o della manualità della fotografia, ma qui in basso abbiamo la gestione delle foto, bilanciamento del bianco, the warp anche qui, e la possibilità di gestire le fotografie in JPEG piuttosto che in JPEG più RAW. Usciamo anche da questo menu. Come si fa a gestire la sezione custom? La sezione custom è semplicissima, si gestisce o tramite un quick switch oppure tramite questa impostazione qui: Go to Control Center to create a custom mode. In questo caso, invece di andare in Control Center, clicco direttamente qui e mi fa entrare ugualmente nel menu, dove posso salvare la configurazione corrente come C1. Quindi prendiamo un esempio classico. Adesso voglio fare un video. Lo voglio a 25 frame al secondo e voglio che sia tutto in automatico. E voglio che però sia in Dicine-like. Ora vado su Custom, gli dico Create, Save Current Configurations to C1. Quindi mi chiede video 4K a 25, Rocksteady, Dicine-like, Auto White Balance. Vuoi salvarlo? Ok. E adesso se vado a configurare i miei quick switch, quindi clicco il pulsante laterale e configuro con i tre pulsanti lì, vedete che mi compare nel menu anche il C1 video più 4K a 25 frame al secondo, che è quello che avevo impostato adesso. Vado a dirgli, a flaggarlo, ok, e automaticamente se clicco il quick switch adesso, vedete che mi compare come prima opzione l'opzione che ho memorizzato. Possiamo metterne quante ce ne pare di customizzazioni. Molto interessante. Diamo un'occhiata anche al menu verticale che ci permette, tramite questo pulsante, di andare a salvare, vedete, le configurazioni. In questo caso la configurazione numero 1 l'abbiamo già salvata, ci chiede se vogliamo una configurazione numero 2. Abbiamo la possibilità di gestire la luminosità del monitor, che continuo a ripetervi, ragazzi, ha un touchscreen che è incredibile. La possibilità di chiudere con il lucchetto, quindi di bloccare il nostro video, che poi basterà fare uno swipe up per andare a sbloccarlo. L'ingresso nei vari menu dedicati al voice control. In questo caso vado un attimo a disattivare così vi posso leggere quali sono i comandi. Sappiate che per ora si parla in inglese e in cinese a questa telecamera. E la lista dei comandi è start recording, stop recording, take photo, screen switch e shutdown. Pochini per ora, però confido nel fatto che ne metteranno degli altri. Mi sposto ancora più giù e dopo il voice control abbiamo lo snapshot, che ci permette di andare a decidere
attraverso il pulsante di shutter quale sarà l'impostazione una volta accesa la telecamera immediata, quindi un one shot diretto. Se noi clicchiamo con telecamera spenta questo pulsante, lui partirà in questo caso con video. Possiamo decidere con latest settings, con foto, slow motion, time lapse, HDR, burst timed, oppure addirittura con l'impostazione che abbiamo deciso come C1, come customizzata. Sempre nel menu sotto Quick Switch troviamo le connessioni wireless con le varie password e la possibilità di collegarsi alla MIMO app. Poi troviamo le frequenze A58, A24 o automatiche e il reset delle connessioni. Più in basso abbiamo il Wind Noise Reduction che ci permette di utilizzare la telecamera in condizioni di vento più forte. Abbiamo la gestione del suono, dei suoni della telecamera, high, medium, low oppure off, la possibilità di abilitare e disabilitare il face oriented exposure, che non ho ancora ben capito di cosa si tratti, la possibilità di attivare o disattivare la griglia per le regole dei terzi, l'anti-flickering, lo screen auto sleep, la possibilità di spegnere lo schermo dopo 1 minuto, l'auto power off per spegnere la telecamera se ce la dimentichiamo accesa, i LED tutti accesi, i linguaggi, in questo caso l'italiano abbiamo detto non c'è ancora, c'è inglese, francese, tedesco, oltre al cinese, data tempo, formattazione della scheda, factory reset e about. Qui sotto abbiamo l'impostazione auto piuttosto che up piuttosto che down, vuol dire che la telecamera appunto si girerà automaticamente nei versi ruotando di 180 gradi. Ah, una cosa che è stata aggiornata su questo firmware è che c'è la possibilità di lavorare anche verticalmente. Vedete che si mettono i menu anche in verticale. Torniamo nel menu, andiamo ad attivare lo spot metering per andare a scegliere che cosa andare a esporre correttamente. Vedete? Ha un touchscreen incredibile questa telecamera e poi si può andare a fissare oppure in questo caso a disabilitare. Abbiamo anche il richiamo veloce per il controllo vocale, quindi on e off direttamente da qui. Poi abbiamo la possibilità di gestire il nostro schermino frontale o in 16 noni o in 4 terzi, quindi riempiendo completamente il nostro monitor. In full screen viene visto così. Ok, quindi vedete i 16 noni e poi sopra abbiamo le informazioni e sotto abbiamo le informazioni. Oh, questo non è un touchscreen, ragazzi, ci assomiglia, sembra essere, vorrei che fosse un touchscreen, ma non lo è. C'è anche questa gesture molto comoda che è un doppio tap per ritornare sulla schermata frontale, oppure abbiamo il full screen mode che invece ci dà la dimensione totale dello schermo, molto più visibile, però ovviamente ritaglia gli angoli, quindi non sappiamo esattamente qual è la parte che viene inquadrata in questo caso. Ok, questa era la parte dei menu che mi interessava mostrarvi. Una cosa, visto che abbiamo il Rocksteady attivo, che voglio farvi vedere già da subito, è la lentezza in confronto a GoPro che metto qui a fianco magari. GoPro che non si vuole accendere, maledetta lei, ha sempre questi problemi. Andiamo a staccare un attimo la batteria e a ricollegarla. Ok, adesso si accende. Sono attivi entrambi la stabilizzazione Hypersmooth e Rocksteady, però guardate il tempo di reazione di GoPro e il tempo di reazione di Rocksteady. Se volete più informazioni riguardanti alla stabilizzazione elettronica, beh, iscrivetevi al canale. Cliccate mi piace su questo video, accendete la campanellina per sapere quando uscirà il prossimo video, perché si tratterà proprio della stabilizzazione elettronica. Ciao!